Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento da Palazzo Cesaroni. Ci troviamo nella sala consiliare dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Lo dico a beneficio non tanto dei telespettatori o di chi ci segue via internet, ma per i radioascoltatori. Chi vi parla è Paolo Giovagnoni. Accanto a me ci sono il capogruppo del Partito Democratico, meglio la capogruppo Simona Meloni, Buongiorno. e per il gruppo Lega Umbria, alla mia destra invece c'è Francesca Peppucci, Lega Salve. Umbria. Buongiorno Francesca. Buongiorno. La trasmissione naturalmente sui temi di attualità e economia. L'attualità purtroppo ormai da settimane parla anche delle conseguenze di una guerra in Ucraina, è una guerra che ha conseguenze per la nostra regione, dove centinaia e centinaia di persone sono arrivate, quindi hai problemi di una pandemia che non è ancora finita, la crisi economica che viene acuita da questo contesto, c'è anche l'accoglienza di queste persone, è insomma un quadro molto complesso, sul quale, e comincio da Simona Meloni, anche atti da parte dei consiglieri regionali. Proprio meno di 24 ore fa lei ha presentato un'interrogazione che riguarda il comparto agricolo, solo uno dei settori che risentiranno di crisi economica. Dunque, c'è l'accoglienza agli ucraini, Simona Meloni. L'aula di Palazzo Cesaroni ha approvato ben quattro documenti sulla guerra in Ucraina da tutte le forze politiche. E c'è la crisi economica. A lei la parola su questo. Grazie. Sì, siamo in un momento davvero difficile e dopo purtroppo la pandemia da cui ancora non siamo usciti, la guerra sta creando davvero un disagio, un problema e delle difficoltà che avranno ricadute pesanti economico-sociali, ovviamente anche sull'Europa e anche quindi in Italia e quindi anche a caduta nella nostra regione. Per fortuna diciamo che la nostra si dimostra ancora una volta una regione in cui lo spirito di accoglienza e di solidarietà è sempre molto forte, è sempre molto alto. Sono 2.000 i profughi ospitati in Umbria dalla rete laica e cattolica e dal terzo settore, quindi un mio personale anche ringraziamento va alla Caritas e all'ARCI che con prontezza hanno risposto a questa nuova emergenza. Gli umbri hanno dimostrato ancora una volta di essere solidali e sensibili al tema degli aiuti insieme a tutte le altre numerose associazioni nel territorio che stanno davvero svolgendo un lavoro di cucitura, di coesione sociale, di aiuto e di assistenza. Siamo già oltre 70 famiglie, se non erro, che hanno ospitato delle appunto famiglie di profughi, spesso donne e bambini che si stanno già integrando nelle nostre scuole. E come PD abbiamo presentato diciamo, delle proposte e abbiamo chiesto che non arrivino soltanto aiuti, diciamo sotto il profilo materiale, ovviamente dando ospitalità o accoglienza e rifugio, ma anche sotto il profilo psicologico e di integrazione culturale. Proprio l'altro giorno ho fatto quella richiesta a nome del Partito Democratico, perché venga istituito al più presto un servizio di supporto a loro dedicato, che ritengo sia davvero un segno di civiltà. Un ringraziamento ovviamente anche all'Università degli Studi di Perugia, che grazie al rettore si è saputa distinguere per aver aperto il primo cordone umanitario destinato agli studenti e ai docenti ucraini, e la presenza della rettrice dell'Università di Kiev è ovviamente un importante elemento che ci dà speranza e dà speranza anche a tanti giovani. Richiamavi prima Paolo anche all'emergenza proprio diciamo economica con l'aumento spropositato dei carburanti, che è una delle prime conseguenze di questa guerra, ma anche di materie prime che stanno già mettendo in ginocchio e in seria difficoltà tantissime aziende italiane, ma anche umbre. Riprendo a questo proposito una frase molto efficace che è stata pronunciata l'altro giorno dal presidente di CNA Gianangeli, quando ha detto che occorre lavorare per una proposta e non per la protesta. E ovviamente il problema è che se a seguito di proposte le risposte non arriveranno, ci troveremo di fronte ad una crisi strutturale che rischia sicuramente di essere sia economica che sociale.
Ecco, guerra che purtroppo col passare dei giorni si acuisce, diventa sempre più drammatica, aumentano le vittime, aumenta la sofferenza, non può che aumentare la violenza se non si ferma il conflitto, se non ci sono cambiamenti di questo genere. Tutte le forze politiche naturalmente hanno manifestato dissenso nei confronti del conflitto, nei confronti di questa aggressione che c'è stata. Non c'è stata divisione su questo tema perché si tratta di un'emergenza troppo grande. Francesca Peppucci, anche Lega Umbria naturalmente, ha prodotto il suo documento. Tutta la politica è interessata a questa situazione molto complessa di cui stiamo trattando solo per sommi capi aspetti importanti, quello sociale, quello sanitario e quello anche economico. Ecco, da parte della Lega la posizione? Ma la posizione è chiara. L'abbiamo ribadita in aula, l'ha ribadito la Presidente. È evidente che c'è un aggressore che è la Russia e c'è un paese che è aggredito che è l'Ucraina. Di fronte a questo, che è un vero e proprio atto criminale, non possiamo che appunto condannarlo, perché è evidente che è inaccettabile che si verifichino queste cose, è inaccettabile che la risposta sia quella della guerra, sia quella del conflitto, e si metta in un secondo piano il confronto e l'incontro diplomatico. Ecco, credo che dobbiamo tutti quanti noi operare e lavorare affinché appunto ci sia un ritorno al confronto e al dialogo, perché è l'unica soluzione sia per i paesi, diciamo, attualmente coinvolti, che sono Russia e Ucraina, ma in generale per tutte le nazioni che, come possiamo purtroppo vedere, stanno avendo delle gravi ripercussioni a livello economico. Infatti abbiamo anche, da uno studio dell'Università di Perugia, si è potuto vedere come questa guerra, questa crisi economica, questa ulteriore crisi economica costerà all'Umbria una riduzione del PIL dello 0,7%, in considerazione del fatto che stavamo con tante difficoltà uscendo dalla crisi economica derivante anche dalla gestione della pandemia, e considerando anche che ci trovavamo a livelli di PIL inferiori a quelli della grande depressione, della crisi economica, appunto mi riferisco a quella del 2008. È necessario appunto che tutti gli interventi che verranno messi in campo a livello proprio di PNRR, di programmazione comunitaria, siano efficaci affinché ci possa essere un reale moltiplicatore economico sul territorio e per le imprese. Come Regione Umbria, è chiaro, ci siamo subito adoperati affinché potessero essere accolti i profughi ucraini che appunto stanno scappando tuttora dalla guerra, e da subito la Presidente si è messa in rete con le varie istituzioni, dalla Prefettura, ANCI, Questura, proprio per cercare di accogliere al meglio queste persone. In particolar modo colgo l'occasione per fare un appello, perché la Regione Umbria, in considerazione anche della crisi pandemica e dell'aumento dei contagi che si stanno avendo in questi giorni, è da anche sottolineare il fatto che la popolazione ucraina è tra i paesi dell'Europa quella che ha un bassissimo tasso di vaccinazione. Quindi da questo punto di vista la Regione Umbria si è adoperata per far sì che ci fossero tamponi e vaccinazione gratuita per i profughi ucraini. E l'appello, appunto, quello che faccio, e che è già stato fatto dall'assessore alla sanità, è quello che ci sia un'iscrizione all'anagrafe sanitaria per tutte le persone che appunto stanno arrivando nella nostra regione, proprio anche per tutelarle dal punto di vista pandemico. Ecco, è uno stato di emergenza che innanzitutto, versante Covid, non è mai terminato, anzi negli ultime settimane c'è stata addirittura una ripresa dei contagi a seguito dell'ultima variante del virus, e che quindi già questo aveva provocato numerosi problemi alla popolazione. Parlo di popolazione intendendo le famiglie, le imprese, tutto il versante economico, la spina dorsale di questa regione, quindi le famiglie e le imprese. I prezzi sono schizzati alle stelle,
C'è anche addirittura un'indagine sul caro carburanti da parte della Procura di Perugia, perché come altre procure italiane si sta vedendo come mai è tutto schizzato così all'improvviso. E c'erano i disagi di prima. C'erano i disagi, credo di poter dire che entrambe le consigliere regionali che sono presenti oggi avevano già segnalato che c'è bisogno di un supporto psicologico. Sappiamo che il disagio mentale andava comunque riformato da prima e adesso sarà ancora più in difficoltà. E poi ci sono tutte queste nuove emergenze, quelle dei giovani con la DAD, con il lockdown che gli ha tolto 2 anni praticamente di vita sociale. Ci sono le persone disabili, ci sono le persone vulnerabili anche economicamente. Questo il vulnus su cui naturalmente la politica per la sua parte cercherà nei prossimi mesi, no, di incanalare energie e risorse. Dico bene, capogruppo PD? Sì. Il ragionamento è davvero molto complesso, perché io credo che serva davvero un nuovo patto sociale. Io credo che purtroppo dobbiamo avere anche coscienza che quello che sta succedendo genera forte preoccupazione, perché servono delle misure veloci, delle misure urgenti, delle misure straordinarie sia da parte del governo nazionale che sicuramente di quello regionale. Io credo che le aziende comincino adesso davvero anche a, oltre alle famiglie, a percepire il grado di difficoltà in cui noi andremo incontro, perché un primo, diciamo, segnale è anche arrivato dal governo nella questione delle accise, ma credo che dovremmo andare avanti e proseguire perché bisognerà aggiungerne altre, da quelle strutturali in materia fiscale, di differenziazione delle fonti energetiche, di sostegno strutturale ai settori produttivi, anche dell'energia. Vediamo anche come l'aumento delle materie prime sta causando dei notevoli disastri proprio anche nel settore quello agrozootecnico, ma anche quello, diciamo, di tutti i vari settori produttivi che probabilmente dovranno trovarsi ad affrontare in maniera anche repentina delle scelte che possono avere delle ricadute anche disastrose sul piano occupazionale, sia nazionale che regionale. E questo ovviamente ci fa ancora di più preoccupare su quella che è la tenuta sociale dei cittadini, e quindi quei disagi che abbiamo scoperto, che abbiamo soprattutto dovuto affrontare durante la pandemia, che magari in condizioni normali erano, diciamo così, sotto la cenere e che noi tutti abbiamo evidenziato e che sono però prepotentemente usciti con la pandemia, oggi potrebbero tornare ad essere evidenziati in maniera ancora più forte. Noi abbiamo fatto delle proposte in Consiglio regionale, abbiamo elaborato una proposta di legge sul supporto psicologico, diciamo, sia come medico di base che come supporto psicologico a scuola. Ancora sono proposte di legge che non sono state portate all'attenzione del Consiglio, ma che io spero che almeno arrivino in Commissione il prima possibile, perché se il Governo ha stabilito e ha deciso che, dando anche dei ristori a livello nazionale, 600 euro per il supporto psicologico, significa che è un'emergenza vera e che purtroppo spesso può essere sanata soltanto attraverso l'aiuto e il supporto privato, e questo è un, diciamo, un aggravio anche per le famiglie che invece si trovano oggi a subire ovviamente delle difficoltà perché la cassa integrazione, perché la perdita del lavoro, perché le difficoltà anche nel sostenere dei costi. Ha ricordato prima lei, proprio noi siamo stati la regione che purtroppo ha avuto il più alto numero di giorni di chiusura di scuola, quindi l'aumento della DAD, i problemi che ci sono stati anche con i mancati rimborsi scolastici, cioè le famiglie vivono momenti di profonda sofferenza, le aziende vivono momenti di profonda difficoltà. E tutto questo, in qualche modo, con una rete istituzionale che ovviamente parte dal governo, ma che poi cala anche nella nostra regione, e quindi ciascuno deve fare la sua parte, deve trovare delle misure che possano in qualche modo sostenere e supportare questa rete, proprio perché questo patto sociale su cui la nostra società, la nostra nazione, ma anche la nostra Umbria ha sempre puntato, non possa scardinarsi completamente e, diciamo, creare quel clima di isolamento, ma anche di sfiducia e di paura che invece le persone in questo momento si trovano purtroppo a dover affrontare. Ecco, perché nel chiuso
della propria casa, della propria famiglia, dei propri problemi, il disagio naturalmente ha tantissime facce, tantissimi aspetti. Allora il governo dovrà naturalmente correre e insomma anche la regione deve galoppare Peppucci, perché appunto dalla politica ovviamente i cittadini mai come adesso forse si aspettano delle risposte celeri, delle azioni importanti, significative. Ma allora, certamente vanno distinti questi due piani, quello diciamo sociale e quello economico. Quello sociale è evidente, siamo stati costretti tutti quanti nelle nostre case, siamo stati, abbiamo ridotto tantissimo le nostre relazioni sociali, così come i giovani, no? Hanno dovuto tanto perdere la loro, i loro anni, no? il bello della loro vita, i loro anni migliori. Mancanza di socialità, isolamento che tante volte si è, come possiamo sempre più vedere, si traduce in aggressioni, in atti di bullismo. Quindi è necessario ripartire. Certamente il supporto psicologico è fondamentale. La Regione Umbria ha da subito considerato e preso in considerazione i gravissimi effetti che purtroppo si porta dietro la pandemia e quindi il Covid. E faccio riferimento in questo caso al long Covid, perché quando si parla di long Covid si parla non solamente di problematiche e conseguenze polmonari o cardiache, ma fa riferimento anche a depressione, ansia, una serie di patologie, vere e proprie patologie che purtroppo il Covid si sta portando dietro. Ecco, alla luce di questo e conseguentemente anche da quanto richiesto dal governo, la Regione Umbria si è attivata in entrambe le ASL, la ASL 1 e la ASL 2, con appositi ambulatori proprio per aperti a chi ha avuto il Covid e per rispondere, diciamo, a queste nuove e sopraggiunte problematiche. Quindi da questo punto di vista delle risposte ci sono state. È chiaro che non bisogna abbassare la guardia, perché se da un lato noi ci siamo trovati con una pandemia che ha dato dei riflessi, ha avuto delle conseguenze, dei riflessi sociali enormi, certo è che questo conflitto internazionale non ne porterà certamente degli altri, in conseguenza anche delle gravissime problematiche economiche che stanno fronteggiando imprese e famiglie con i rincari della semplice bolletta che arriva a casa. Semplice, vado sicuramente a minimizzare, ma le famiglie si trovano in estrema difficoltà a poter arrivare a fine mese, pagare l'affitto, pagare la bolletta e poter andare, diciamo, incontro ai bisogni che sono primari. Quindi questo certamente, se da un lato c'è un problema economico, porterà ad un ulteriore problema sociale. Ci sono due allora tratti fondamentali per capire il futuro. Innanzitutto una riforma della sanità, ci sarà un nuovo piano sanitario e sociale che quindi andrà a rispondere a tante di queste persone. Ci sono tante persone, tante famiglie che sono in attesa addirittura dalla precedente consiliatura, cioè da quando nemmeno voi consigliere eravate presenti. Penso a chi ha delle malattie meno comuni, la DHD, i disturbi del neurosviluppo, ma penso anche all'emergenza che riguarda invece i disturbi alimentari. Allora, uno, questo documento, il piano sociale, cosa farà la Regione? Che è un po', non è collegato direttamente, ma riguarda anche il PNRR, perché da lì ci saranno poi le risorse. Meloni, la strategia? Io penso che in questo momento ci voglia veramente coraggio e visione. Questo è quello che i cittadini si aspettano dalla politica e dalle istituzioni. Ha citato due, diciamo, filoni importanti, intanto perché il PNRR non può essere, diciamo, non può trasformarsi da opportunità in problema, perché se noi non saremo in grado di elaborare progetti di visione che possano dare delle risposte immediate, concrete, purtroppo diventerà semplicemente uno strumento vuoto e quindi noi avremo fallito quello che invece è veramente un'opportunità che forse chissà quando e se mai potrà tornare. Gli ultimi dati dell'Umbria hanno fotografato una situazione diciamo un po' preoccupante, perché abbiamo visto come i cittadini abbiano
riscontrato una poca fiducia in quello che è anche l'operato di questa giunta regionale, soprattutto in ambito dello sviluppo economico, sul futuro dei giovani e nell'ambito dell'emergenza sanitaria. Io credo che il piano socio-sanitario regionale debba davvero disegnare quello che è l'obiettivo e la visione di questo esecutivo per i prossimi anni. Sicuramente per noi del Partito Democratico serve una sanità universale, una sanità che possa dare risposte a tutti i cittadini e soprattutto che faccia tesoro di quelli che sono, diciamo, gli insegnamenti che ci lascia questa pandemia, e cioè medicina del territorio, servizi domiciliari e medicina che possa rispondere ai bisogni dei cittadini, facendo anche tesoro di quelle che sono state le esperienze che la medicina ci ha consegnato in questi anni, che è quello della deospedalizzazione. E allora, se vogliamo deospedalizzare, dobbiamo essere in grado di tessere una rete di servizi sul territorio vicini ai cittadini, che possano rispondere alle tante tematiche. Cioè abbiamo un'Umbria che invecchia più di un'Italia, abbiamo territori all'interno dell'Umbria che invecchiano di più e abbiamo delle patologie che abbiamo trascurato anche a causa della pandemia. Tra le altre cose, le aveva citate anche prima, noi abbiamo presentato delle mozioni su disturbi alimentari, su molte patologie, sulle malattie rare, cioè quelle patologie che sostanzialmente in questo momento le famiglie si stanno facendo carico da soli, e questo è ingiusto, perché le istituzioni devono aiutare le famiglie, la politica deve aiutare le famiglie a superare questi ostacoli, a far sì che il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto al futuro dei giovani sia un diritto praticabile all'interno delle nostre regioni, e che sappiamo anche trattenere i talenti anche attraverso l'aiuto e la formazione della nostra università, che è sempre stata un'eccellenza e che attraverso anche un supporto a questo esecutivo può dare, diciamo, un'onda lunga e una prospettiva e una visione alla nostra regione, perché oggi si disegna il futuro della regione da qui ai prossimi 20 anni, ed è per questo che queste risorse non possono essere sprecate in sanità, come nell'ambito dell'energia, come nell'ambito dell'ambiente, quelli che sono anche i temi che l'Europa oggi ci consegna come emergenze. Noi dovremmo poterle calare a terra con dei progetti concreti, sostenibili dal punto di vista economico, sociale e anche credibili, di modo che anche i cittadini possano riacquistare fiducia nella politica e nelle istituzioni. Quindi non solo protesta, ma veramente di nuovo proposta. Ecco, Francesca Peppucci, ogni svolta epocale è praticamente dovuta, attesa dalla popolazione e quindi discussa. Già l'ipotesi del nuovo piano sociale sanitario, che personalmente non ho avuto ancora modo di leggere nella sua completezza, ma ha già suscitato dibattiti, quindi chi è pro, chi è contro determinate scelte, numero dei territori, dei distretti. È chiaro che su questo si gioca un po' la stabilità anche dell'Umbria, giusto? Cioè siamo forse al momento cruciale da questo punto di vista in questo settore? Partiamo da un presupposto, perché è necessario dal mio punto di vista fare chiarezza. Per prima cosa, noi avevamo un piano sanitario regionale che era, diciamo, ormai obsoleto, scaduto, doveva essere assolutamente rivisto con urgenza. Ci siamo trovati a fronteggiare una pandemia e non eravamo preparati, perché non avevamo posti di terapia intensiva, il numero adeguato poi richiesto dal governo, non avevamo un piano pandemico aggiornato per far fronte alla situazione emergenziale che ci trovavamo ad affrontare, e dall'altro lato dovevamo lavorare per ripensare e rivedere un po' l'assetto della sanità della nostra regione, che poi è quello che in generale gli Umbri ci hanno chiesto. Vanno, dal mio punto di vista, distinte tre questioni. La prima, che fa riferimento proprio al piano sanitario regionale, che in questo momento in fase, ci troviamo nella fase di concertazione, quindi tra la Giunta e i soggetti interessati. Questa fase di concertazione, che mi permetterà la collega d'opposizione un velo di critica, però la dovevamo fare in Commissione Sanità, e parlo da commissario, appunto, di membro della Commissione Sanità, la dovevamo fare lì in quella sede, coinvolgendo anche, appunto, l'Assemblea legislativa e tutti i consiglieri, però nel momento in cui era stato elaborato
un calendario per procedere a questo confronto con i soggetti interessati, l'opposizione ha deciso di fare un passo indietro e ha detto no, non lo facciamo noi consiglieri, lo lasciamo fare alla Giunta. E io dal mio punto di vista credo che sarebbe stata una grande opportunità per l'intero Consiglio regionale. Dopodiché abbiamo la parte che fa riferimento al piano nazionale di fondi che arrivano dal piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi ospedali di comunità, case di comunità, COT e telemedicina, 106 milioni di euro che arriveranno e che verranno riutilizzati anche per ridar vita a quelle strutture delle ASL che non venivano adeguatamente utilizzate o per nulla utilizzate, quindi ridare vita a quelle strutture per essere anche più vicino al territorio e ai cittadini. Ultimo passaggio che ci tengo a sottolineare, perché è vero che noi stiamo uscendo dall'emergenza Covid, ormai ecco siamo quasi a fine marzo, però l'assessore Coletto ha chiesto in maniera chiara al ministro Speranza di poter mantenere, di rendere stabili le USCA. Questo perché la regione Umbria ha fatto un ottimo lavoro dal punto di vista della vaccinazione, si è distinta su scala nazionale. Cosa significa? Più vaccinazione significa meno ospedalizzazioni e certamente più necessità di cure al domicilio. Perciò assume certamente un ruolo fondamentale in questo contesto, hanno un ruolo fondamentale in questo contesto le USCA, che devono assolutamente essere rese stabili. Siamo in chiusura, però io mi metto sempre dalla parte di chi ci ascolta e so che non gli sfugge nulla. Allora, Meloni, perché l'opposizione avrebbe fatto un passo indietro, seguendo il discorso di Francesca Peppucci, in Commissione Sanità, quando c'è stato da pensare all'audizione, alla partecipazione, c'è stata una critica da parte della consigliera del gruppo Lega, e il PD si sarebbe tirato indietro? Allora, io lo so perché, ma per chi ci ascolta? Ma io non sono in terza commissione, sono in prima commissione, però ovviamente seguo le vicende della sanità come tutti, ma io penso che anche e soprattutto in materia di piano sociosanitario e di materia attinente alla sanità. Allora, intanto noi in Consiglio stiamo aspettando il piano sociosanitario, stiamo aspettando vari piani, diciamo, mentre diciamo, la discussione vedo che, come dire, inizia e finisce con delibere di giunta, e quindi noi ci aspetteremo, insomma, di poter invece avviare una discussione nell'Assemblea legislativa, che è quella sostanzialmente per la quale noi siamo stati eletti e che abbiamo l'onore di rappresentare. Io penso anche che il Partito Democratico debba fare delle proposte e che però ad un certo punto ci deve essere anche la responsabilità da parte della maggioranza di portare avanti con coraggio e con visione alcune proposte. Se la maggioranza vuole fare delle audizioni che ritiene costruttive e opportune, lo può fare, perché ha anche i numeri per farlo, però io penso che poi non devono essere soltanto degli strumenti che servono per sviare o per non assumersi delle responsabilità. Credo che bisogna fare delle proposte e poi magari si portano all'attenzione dell'Assemblea legislativa, che può aprire una discussione costruttiva magari, non solo oppositiva, e insieme magari trovare una strada. Altrimenti diciamo che diventa tutta una, come dire, un modo un po' strumentale per rimpallare le questioni senza assunzione di responsabilità, e poi vediamo che alla fine le decisioni vengono prese attraverso delibere di giunta che sostanzialmente escludono anche la democrazia e il confronto anche democratico. Grazie in aula. Grazie Simona Meloni. Ultimissima replica in pochi secondi, Francesca Peppucci. Io credo, ecco, che dopo l'intervento del consigliere Meloni, da una parte ci viene chiesta condivisione, dall'altra parte di assumere delle decisioni. È chiaro, chi governa e chi ha una maggioranza deve assumere delle decisioni, e nessuno qua mai si è tirato indietro nel prendere una decisione, anzi.
pur non totalmente condivisibile con tutti quanti, ma chi governa deve assumere delle decisioni. Se poi a noi ci viene chiesta una condivisione, noi diciamo ok, andiamo nei tavoli dedicati e condividiamo, perché comunque noi siamo aperti e siamo pronti ad ascoltare il vostro punto di vista. Nel momento in cui lo facciamo e viene fatto il passo indietro, noi più di così non possiamo fare. Dopodiché, ecco, ci si chiarisca se c'è una questione di condivisione o di assunzione a questo punto di responsabilità. Tempo scaduto, grazie consigliere Peppucci, grazie capogruppo PD Simona Meloni e a tutti voi per averci seguito. Arrivederci. Buona giornata.